Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo Impact Investor Day di Getit, il programma di Capacity Building e Impact Investment Readiness rivolto alle startup e all'idea impatto sociale, ambientale e culturale. Protagoniste della giornata di oggi, 11 tra le migliori startup che si sono contraddistinte durante le Call for Impact 3 e 4 e che hanno appunto intrapreso i percorsi di accelerazione, incubazione e mentorship promossi dal programma. Queste 11 startup sono in pole position oggi nel presentarsi alla ricca platea di investitori nazionali e internazionali che sono collegati con noi in streaming. Ricordandovi che siamo in diretta sui canali YouTube e Facebook della Fondazione Social Venture, ma anche sul profilo Facebook di Cariplo Factory, diamo un rapido sguardo all'agenda della giornata di oggi, che dopo una prima parte riservata ai saluti istituzionali, ci consentirà di entrare appunto nel vivo della presentazione di queste 11 startup e alla fine, diciamo, l'agenda di oggi si conclude con un momento clou molto aspettato sicuramente dalle 11 startup in gara, che è la proclamazione delle due migliori startup a impatto che riceveranno un investimento da parte della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore rispettivamente di 40 e 25 mila euro. Getit si colloca all'interno, diciamo, di un ricco ventaglio di strumenti che sono stati messi in campo nel 2017 da parte di Fondazione Cariplo, grazie al lancio del programma intersettoriale Cariplo Social Innovation. Infatti abbiamo proprio qui con noi oggi, siamo contenti di ospitarlo tra i primi relatori dell'evento, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, che sicuramente rivolgerà un saluto alla platea delle startup e degli investitori qui presenti. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere essere qui. In questo momento mi colpiva vedere prima le immagini del primo Investor Day, oggi stiamo iniziando il secondo, quello lo avevamo fatto nella sede di Cariplo Factory ed era bello rivedere queste immagini ed è bello sapere che anche in un momento così complesso siamo riusciti a organizzare questo Investor Day, a poter avere un momento di confronto tra le startup e gli investitori che credo che sia un momento di grande importanza e di grande rilevanza. Come lei ha accennato, questa è un'iniziativa promossa da Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, che è stata voluta da Fondazione Cariplo alcuni anni fa nell'ambito del progetto Cariplo Social Innovation. Saluto il Presidente Chizzoli, che tra breve prenderà la parola. Ho avuto l'onore e il piacere di presiedere Fondazione Social Venture Giornale dell'Amore e sono molto contento che adesso il testimone sia passato a Christian Chizzoli. Vedo che Fondazione Social Venture sta facendo cose molto interessanti e quindi li ringrazio per il contributo e per l'iniziativa che continuo a promuovere. Voglio ringraziare anche Cariplo Factory, l'amministratore delegato Carlo Mango. L'iniziativa Getit è un'iniziativa congiunta tra Fondazione Social Venture Giornale dell'Amore e Cariplo Factory, e vorrei solo sottolineare il senso oggi di questa iniziativa. È un momento in cui, diciamo, siamo tutti molto, insomma, un po' affaticati, un po' disorientati da una situazione che, diciamo, in cui la cifra dell'imprevedibile è, credo, una delle cifre dominanti. Credo che proprio in questo momento sia importante fare quello che si sta facendo questa mattina e sottolineerei due aspetti. Il primo aspetto è quello dell'investimento, che è l'investimento degli investitori, ma è l'investimento anche delle startup, cioè di chi ha deciso di mettere il proprio talento, il proprio tempo, le proprie energie, il proprio investimento anche economico al servizio di un'idea che ha avuto e che pensa che possa essere interessante e che pensa che possa crescere e fare la differenza, cioè, e vengo al secondo concetto importante, a creare valore. Investire vuol dire quindi
mettere delle energie, delle risorse, anche delle emozioni e dei desideri al servizio di qualcosa che non c'è ancora, che potrebbe anche non esserci, ma che riteniamo che ne valga la pena, perché se ci sarà potrà fare la differenza. Quindi investire vuol dire avere uno sguardo verso il futuro. Ecco, io credo che in questo momento avere uno sguardo verso il futuro sia una cosa di straordinaria importanza, perché ci sono tante cose che invece ci fanno pensare che questo è un tempo sospeso. Non è un tempo sospeso, il tempo non è mai un tempo sospeso. È un tempo in cui accadono cose, e le cose che accadono oggi costruiscono il nostro domani. Quindi che ci siano oggi delle persone che hanno investito le proprie energie e il proprio talento, e delle altre persone che sono degli investitori, che devono leggere il prodotto di questa energia, di questo talento, e che insieme si confrontino per capire e per valutare su che cosa andare a investire per il futuro, mi sembra qualcosa di grande importanza. Il secondo elemento, dicevo, è il tema del valore, cioè non si tratta solo di fare qualcosa di nuovo, ma di fare qualcosa di nuovo che serva. E il bando Get It non si accontenta di questo, ma qualcosa di nuovo che serva ha un interesse generale, cioè che crei valore, che crei impatto, perché Fondazione Social Venture del Nord dell'Amore si occupa appunto di impact investing, cioè di quelle logiche di investimento in cui si mette del capitale paziente al servizio di investimenti che possono creare anche un impatto sociale, oltre a essere sostenibili dal punto di vista finanziario, dal punto di vista più ampio di una logica di sostenibilità. Allora, il tema del creare valore, di nuovo, è un tema particolarmente complesso e rilevante in un momento come questo, in cui appunto siamo tutti un po' qui che abbiamo la sensazione che ci si debba arrabattare e difendere, no? Ci si può anche, e anzi forse si deve, prendere lo spazio per fare una riflessione sul futuro, che sia una riflessione su come costruire ciò che serve e possibilmente in questo caso ciò che serve è un interesse generale. Ovviamente questo ci dice anche che l'investimento è anche correlato al rischio, cioè chi vuole costruire un futuro sa che corre dei rischi, nulla è garantito, però è un rischio che vale la pena correre. Io per questo sono grato a tutte le persone che oggi si presenteranno le proprie idee, le proprie startup, sono grato agli investitori che sono presenti per raccogliere questa sfida, per esprimere delle valutazioni, e credo che non si possa che confermare che Get It rafforzerà questa impostazione, quindi rafforzerà il suo impegno per gli incubatori, per gli acceleratori, per le attività di mentorship che possano sostenere delle startup che abbiano una visione di impatto sociale. Grazie davvero e buon lavoro. Ringraziamo il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, ricordando appunto che in effetti le startup oggi, forse anche grazie alla situazione che si è venuta a proporre, rappresentano sicuramente un importante acceleratore di innovazione e soluzioni a impatto. Adesso diciamo, ricordiamo appunto che Get It si colloca all'interno di uno dei programmi maggiormente rappresentativi della Fondazione Social Venture e in qualche modo è anche un po' l'emblema di un approccio rinnovato all'impact investing che la Fondazione intende promuovere attraverso la propria mission divulgativa e che in un certo senso vuole diciamo, dar luogo a una finanza quanto più inclusiva, includere nuove startup, nuove idee anche allo stato embrionale. Lasciamo adesso la parola quindi al presidente della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, il professor Christian Chizzoli. Buongiorno presidente. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ospiti. Io innanzitutto ringrazio il presidente Giovanni Fosti per aver accolto il nostro invito a aprire Investor Day di quest'oggi. Lo ringrazio anche per le belle parole di sfida e di speranza con cui ci ha salutato. In effetti la nostra fondazione, la fondazione che io ho l'onore e l'onere di presiedere, si è data, quando è nata qualche anno fa, un obiettivo molto sfidante, che era quello appunto di aiutare a far crescere anche nel nostro paese un ecosistema articolato che consentisse lo sviluppo dell'impact investing anche nel nostro paese. E noi abbiamo cercato, come braccio strategico operativo di Fondazione Cariplo, di raggiungere questa, mettere a terra questa mission, lavorando su due fronti di questo ecosistema, cioè sul fronte
sia dell'offerta e sul fronte della domanda. Prima il Presidente Foschi parlava giustamente degli investitori, anche noi siamo nel nostro piccolo degli investitori, mettiamo a disposizione il nostro capitale paziente. In questi anni abbiamo già fatto una quindicina di investimenti, sia in startup, sia in realtà più consolidate e anche in veicoli di investimento, perché a noi piace sempre molto quando possiamo sostenere delle attività in forme di co-investimento con altri soggetti. Lavoriamo anche con tutta una serie di attività di advisorship. In questi anni abbiamo, il nostro team ha maturato una competenza, direi, specialistica sul tema dell'impact, che ci piace mettere a disposizione anche attraverso eventi divulgativi. Ne abbiamo organizzati più di 60 in questi anni, devo dire, per noi è stato uno sforzo che però è ripagato poi dalla soddisfazione. E oltre al fronte della offerta, lavoriamo sul fronte della domanda. Getit è uno, anzi forse è il più importante strumento che è sostenuto anche da Fondazione Cariplo, dalle iniziative di capacity building di Fondazione Cariplo che abbiamo messo in campo. Getit, la conoscete, è ormai una call, è arrivato ormai la settima call, se non ricordo male. È un percorso a cui hanno partecipato, si sono candidate oltre 700 iniziative, abbiamo accompagnato una trentina, offerte una trentina di percorsi di crescita. Sapete, Getit poi è un percorso di accelerazione, incubazione, di mentorship, che aiuta chi ha questo sogno di, diciamo, di iniziare un'attività imprenditoriale che non abbia solo la sostenibilità economica, ma abbia anche e soprattutto l'intento di creare un impatto. E noi accompagniamo questi imprenditori in questi percorsi di crescita e di accelerazione. Non lo facciamo ovviamente da soli, lo abbiamo fatto coinvolgendo oltre un centinaio di partner, tra cui appunto anche gli investitori che oggi parteciperanno e assisteranno alle presentazioni di queste startup che sono state preselezionate e che attraverso il percorso di Getit hanno fatto questo percorso di accelerazione. Nell'ambito delle iniziative di capacity building, consentitemi di sfruttare un po' questa vetrina per segnalarvi l'ultima iniziativa che abbiamo proprio da qualche giorno aperto in collaborazione con la Business School di Bocconi, quindi la SDA Bocconi. È un percorso che si chiama Impact Your Talent, è aperto a giovani professionisti, ma dove il concetto di giovane è assolutamente relativo, che vogliano intraprendere un percorso di professionalizzazione non solo nell'ambito economico manageriale, ma proprio con una specificità sul fronte dell'impact. Ne approfitto per segnalarvelo perché le candidature si sono aperte l'altro giorno, il 30 novembre, rimarranno aperte fino al 21 di dicembre. È un percorso che noi cofinanziamo, sosteniamo i costi di questo intervento e riteniamo che anche il mondo dell'impact abbia appunto anche bisogno di attività di sostegno, perché è un mondo in cui le professionalità, devo dire, devono essere forse doppiamente formate, perché ci deve essere la competenza appunto dell'imprenditore, la competenza manageriale, ma bisogna avere anche l'occhio sull'impatto e quindi mi sembra di poter dire devono essere doppiamente professionalizzati. Io, diciamo, nel chiudere vorrei augurare un buon lavoro, una buona giornata, un in bocca al lupo alle startup che presentano. Le ringrazio perché, come diceva anche il Presidente Foschi, queste persone hanno messo energia, tempo, denaro, probabilmente notti insonni per realizzare un sogno, e a noi piace essere coloro che potrebbero aiutarvi a realizzare questo sogno, perché poi se questi sogni si realizzano la nostra società sarà migliore. Mi piace soprattutto oggi, che in queste giornate cupe che viviamo, il nostro Investor Day possa dare anche un messaggio di speranza, perché comunque, insomma, il sole domani sorgerà ancora e sono convinto che il futuro potrà tornare. Non esiste il tempo sospeso, come diceva Giovanni Foschi, dobbiamo programmare il futuro già oggi. Quindi grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro. Ringraziamo il presidente Cristian Chizzoli, un prezioso partner di Getit sin, diciamo, dalla notte, quindi dal 2017, e senza ombra di dubbio Cariplo Factory, hub di open innovation e talent management. Diamo quindi la parola a Carlo Mango, consigliere delegato di Cariplo Factory, ma anche direttore dell'area ricerca scientifica e tecnologica di Fondazione Cariplo. Buongiorno Carlo Mango. Grazie
Grazie mille, buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, salutiamo la giornata di oggi come un momento importante in una partnership che è nata appunto, come veniva ricordato, fin dal 2017, cioè dal momento di ideazione della piattaforma di Getit, che vede appunto le due realtà. Ecco, diciamo, è molto bello anche questo concetto di ecosistema di realizzazioni della Fondazione Cariplo, che insieme offrono una sponda concreta agli innovatori. Questo punto è un punto veramente molto rilevante. Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore collabora insieme a Cariplo Factory su diversi versanti. Getit è un tema molto importante, che ha l'obiettivo evidentemente di accelerare l'innovazione, l'imprenditorialità, elemento che condivide con anche altre piattaforme che poi vengono ad essere realizzate. Qui uno dei nostri scopi congiuntamente è proprio quello di far atterrare modalità che molto spesso vengono usate nell'ambito dell'innovazione, corporate per esempio, e farle atterrare in contesti diversi per poter generare delle opportunità importanti. Dal 2016 Factory ha messo in cantiere, diciamo, lavora con oltre 40 corporate con le quali ha realizzato piattaforme di open innovation. È una sponda che appunto costituisce un puntatore importante verso l'ecosistema delle startup. 5.000 startup oggi sono tracciate nei database proprio di relazione che mettiamo in campo, quindi da questo punto di vista una alleanza e un codisegno, una co-realizzazione alla quale evidentemente teniamo molto. Quindi due parole evidentemente sulla Call for Impact. Certamente il tema nell'ambito di Getit è proprio quello di offrire delle opportunità di realizzazione al mondo degli innovatori e delle start-up, quindi il tema è anche quello di focalizzarsi su innovatori e start-up a più ampio potenziale, e quindi è stato detto anche l'importanza dell'offrire periodi di incubazione e di accelerazione per il loro rafforzamento. Aspetto molto importante nella giornata di oggi è proprio anche quello di sottolineare come queste Call for Impact siano state le ultime due in particolare che sono protagoniste di questo Investor Day oggi, focalizzate sul tema Smart City e Mobility, su Food and Environment, con una movimentazione molto forte di startup. Oltre 137 startup evidentemente hanno partecipato, e l'altro filone sull'Education e Job Opportunities con 95 startup selezionate. Ecco, questo è un punto. Quando parliamo di impatto, fatemi dire che è molto, molto importante sottolineare come oggi i temi dell'innovazione, in particolare dell'open innovation, si legano col tema della generazione di opportunità, quindi di lavoro, quindi di job opportunity, e questo ritengo che sia un aspetto qualificante di interventi come quelli che vediamo oggi con Getit. Quindi l'aspetto evidentemente di creare opportunità di occupazione estremamente qualificata, che a sua volta ingenera opportunità di crescita per le start-up, che poi possono essere un volano di ulteriori opportunità per innovatori e per i nostri giovani che a questo punto possono avere delle sponde occupazionali molto, molto solide e quindi rafforzate opportunamente nei percorsi di crescita. Che dire, concludo dicendo che l'Investor Day di oggi rappresenta quindi la fine di un percorso di crescita per questi progetti, spesso ci piace sottolineare,
questo momento deve essere considerato per tutti coloro che sono giunti a questa fase come un momento non tanto di arrivo ma di partenza e di rafforzamento per nuove imprese che auspichiamo possano essere delle realtà solide, in forte crescita e quindi con dei percorsi che poi ingenerino quell'impatto importante del quale abbiamo bisogno oggi nell'ambito del quale i giovani innovatori possono dare un contributo determinante. E quindi anche da parte mia un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e un ringraziamento anche per aver scelto Getit come piattaforma per il loro sviluppo. Grazie. Ringraziamo anche Carlo Mango e ricordiamo che Getit, oltre ad avere una gamma di partner istituzionali, strategici e operativi, si avvale già dal 2017 di una importantissima media partnership proprio con Startup Italia, che ringraziamo per aver attivato in collaborazione con Getit e con i partner una serie di startup e una community di riferimento. Abbiamo qui con noi oggi Alessandro Sordi, l'amministratore di Startup Italia. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti, sono veramente contento di essere qui a questa apertura, a questo demo day delle nostre startup. Con Startup Italia abbiamo effettivamente sostenuto il programma Getit raccontando tutte le storie di ogni singola startup che ne è passata e promuovendolo su tutto l'ecosistema italiano che per noi è il nostro mondo, il nostro core business, il nostro campo di azione. Considerate che oggi stiamo cercando di costruire proprio una community molto, molto forte, molto con gli stessi principi e gli stessi valori all'interno delle varie startup che in comune hanno le difficoltà da una parte della creazione delle nuove imprese, ma dall'altra hanno anche tantissima potenzialità di contaminazione l'una con l'altra. Purtroppo il momento che stiamo vivendo non favorisce questo tipo di eventi, di contaminazione, di trasmissione di know-how, però il nostro lavoro è comunque, come si diceva prima, non si ferma certo ad aspettare e stiamo costruendo proprio, come dire, una costellazione di applicazioni che sono a servizio di tutto l'ecosistema italiano dell'innovazione. Su questo qui vi volevo anche dare, visto che Startup Italia è a supporto di Getit è anche una testata editoriale, il nostro magazine ha tantissimi lettori, tantissimi utenti iscritti, vi volevo dare anche due numeri. Le startup mediamente durante quest'anno della pandemia in Italia stanno segnando dei dati estremamente interessanti di crescita, considerate che oltre il 60% delle startup italiane ha un segno nettamente positivo sui propri conti economici. Questo evidentemente perché le tecnologie abilitanti sono state esaltate, purtroppo, aggiungo ovviamente purtroppo, dalla pandemia in corso. Quindi sia lato consumatore per i servizi B2C, sia lato aziende, per tutte le aziende che hanno voluto iniziare o continuare l'open innovation e la trasformazione digitale delle loro linee di produzione, si sono affidate alle startup. L'altro grande novità che le startup che usciranno oggi da Getit potranno usufruire è che il 2020 ha visto un rinnovato interesse sulla parte dei finanziamenti del fundraising. In particolare Cassa Depositi e Prestiti ha attivato una serie regole di strumenti di sostegno, fondo acceleratori, fondo all'innovazione, CDP Venture, tutti strumenti che vedranno nei prossimi mesi l'attivazione e la completo atterraggio sul mercato e quindi arrivo sulle nostre startup, che ci permetteranno di incrementare nettamente il capitale medio investito sulle startup e sicuramente l'Italia, tutto come ecosistema dell'innovazione, ne vedrà un vantaggio. Considerate che l'anno scorso sono stati investiti circa 734 milioni di euro complessivamente,
che è comunque ancora una cifra molto piccola, ma ci aspettiamo che il 2020, nonostante la pandemia in corso, segni un deciso incremento anche di quegli investimenti totali. Investimenti che sono fatti sia dalla parte di round di investimento, quindi con venture capital e investitori, sia con le piattaforme di crowdfunding, che è un fenomeno che si sta consolidando nel nostro paese e che vede ed è sempre più utilizzato dalle startup nella fase cosiddetta early stage, no? Quella subito dopo il seed. No, la startup nasce, tipicamente ha bisogno di programmi come Getit, per questo è fondamentale che esista questo tipo di supporto, perché nella fase in cui agisce questo programma non c'è altro supporto sul mercato, cioè Friends and Family e Getit, no? Quindi, però da lì poi inizia un percorso di crescita personale della startup che ha a disposizione effettivamente ad oggi tutti gli strumenti per arrivare a maturità e quindi a segnare valore per il territorio dove la startup vive, sicuramente anche il tutto l'ecosistema. Ecco, quindi io con questo concludo e invito già da ora le startup vincitrici di Getit a venire a Startup Italia per poi approfondire e raccontare la loro storia in dettaglio. Noi il 15 dicembre abbiamo il nostro evento che si chiama Startup Italia Open Summit, dove ovviamente in collaborazione con la Fondazione Social Venture presentiamo sempre e spingiamo per dare un segnale di positività specialmente verso i giovani della tecnologia e del fare impresa innovativo. Quindi, insomma, sicuramente l'anno si chiude con un segnale di speranza e con un buon sguardo al futuro, perché comunque se portiamo a casa una cosa di questo periodo è che il digitale è comunque una tecnologia abilitante, non è cattivo e sicuramente aiuta sia l'azienda sia i consumatori. Vi ringrazio di avermi ascoltato e sono curioso di vedere i pitch successivamente. Rimarrò in linea. Ringraziamo Alessandro Sordi, adesso diciamo si chiude ufficialmente la prima parte dell'evento. Siamo pronti ad entrare nel vivo dell'Investor Day e diamo inizio alla tanta attesa pitch session. Ricordiamo che ci saranno con noi 11 startup che pitcheranno dinanzi alla platea degli investitori qui presenti. Iniziamo a ricordare alle startup anche che avranno a disposizione solo 5 minuti per presentare la propria idea. Iniziamo adesso con la prima startup che si presenterà oggi. Il suo nome è Casa dello Studente, è una società benefit a responsabilità limitata che si occupa del servizio integrato al supporto scolastico mediante l'erogazione di ripetizioni in tutte le materie, piani di lavoro personalizzati, colloqui e metodologie didattiche. Abbiamo qui con noi oggi Claudio Tanghetti, il presidente di Casa dello Studente. Buongiorno Claudio e benvenuto. Il microfono, ti invitiamo ad attivare il microfono. Ecco, adesso benissimo, grazie Claudio. Buongiorno, sono appunto Claudio Tanghetti, psicologo e presidente della cooperativa Casa dello Studente. Nata a Brescia nel 2017 dall'omonima associazione costituitasi nel 2008, si occupa di servizi integrati di supporto scolastico. Il bisogno primario a cui vogliamo rispondere è la dispersione scolastica, che non coinvolge solo lo studente, ma anche le famiglie e gli attori sociali del territorio. Il bisogno secondario è l'occupazione giovanile. La nostra risposta è il centro dopo scuola specializzato. È gestito da uno psicologo, garantisce ripetizioni in tutte le materie, dalle elementari all'università, piani di lavoro personalizzati a 360 gradi, relazioni con genitori, insegnanti e professionisti, è un lavoro quotidiano che avviene nel piccolo gruppo coordinato da tutor formati internamente. I prezzi sono calmierati e vanno da 8 a 13 euro l'ora. Attorno ai centri ruotano i nostri servizi satellitari, quindi supporto psicologico, workshop, parent training, corsi di formazione, laboratori riguardo tematiche legate all'educazione e alla genitorialità. Casa dello Studente è scalabile grazie alla presenza di sovrastruttura e di prassi operative standardizzate, mentre la replicabilità è favorita dall'autosostenibilità dei costi.
Nel 2019 abbiamo vinto il bando Unicredit e ci ha permesso di aprire in una nuova città a Bergamo. Come vedete, il numero di centri, collaboratori e utenti è in costante aumento. Il mercato in cui ci inseriamo è enorme, è in aumento e prevede dei costi elevati per le singole famiglie. Questo ci pone oggi di fronte a una sfida di sviluppo in netta discontinuità rispetto al passato. La nostra risposta è creare una società con due finalità di supporto alla cooperativa, quindi migliorare la governance e automatizzare la gestione operativa, al fine di sviluppare sia il territorio, sia i servizi innovativi, sia di renderci più appetibili verso potenziali finanziatori. Questi sono i nostri competitor. Rispetto a loro, Casa dello Studente è innovativa per presenza di contratti, metodo, garanzia di continuità, capillarità, sovrastruttura, diversificazione dei servizi offerti e supporto psicologico. Il fatturato sino al 2019 è in aumento con un bilancio in pari, il 2020 lo vediamo nella prossima slide, dal 2021 il piano industriale prevede un aumento del fatturato con valori comprensivi di contributi e nuovi servizi. Ecco, nel 2020 Casa dello Studente ha resistito, il nostro impegno ci ha portato ad aprire in presenza nel rispetto delle norme Covid e a iniziare la didattica a distanza. Questo ha permesso quindi di ridurre i danni anche grazie alla cassa integrazione e ai contributi. È nata la nuova società, che è Startup Innovativa Società Benefit. Abbiamo messo le basi per aprire a Milano, formando tutto il personale necessario, e sono iniziati alcuni dei nuovi servizi. Segnalo la didattica a distanza, che ha fatturato a novembre 40.000 euro rispetto agli 8.000 di marzo, e Playtime, che sono i nostri centri estivi, hanno fatturato quest'estate circa 40.000 euro rispetto ai 1.000 euro dell'estate scorsa. Casa dello Studente è formata da giovani professionisti da una vocazione al femminile. Questo è il CDA della cooperativa, che ha un ruolo attivo nella nuova società, e 4 di questi collaboratori sono anche loro direttamente nel CDA della società Benefit. La strada è tracciata, aprire in una nuova provincia ogni anno. Per il gestionale alcune automatizzazioni sono già state realizzate, nuovi servizi di questi alcuni sono già partiti, quindi la seconda fase prevederà lo sviluppo del territorio, della didattica digitale e l'automatizzazione delle prassi operative. Recupero anni scolastici e progetti universitari saranno i nuovi servizi che attiveremo. L'ultima fase riguarda il consolidamento del territorio, della piattaforma digitale e dei servizi. Tra gli indicatori di impatto segnalo la presenza di 400 studenti con certificazioni nel 2019, saranno 1.500 nel 2025, dove saremo in 7 province. Misuriamo l'impatto sociale, tra gli indicatori non solo i risultati scolastici, ma anche la motivazione, il metodo, il senso di autoefficacia e il clima familiare. Per questi prevediamo un miglioramento dal 60% all'80%. I nostri partner sono finanziari, Avanzi Etica, Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore, e da sempre collaboriamo con i nostri partner locali, fondamentali per un'attività nel territorio. Cerchiamo 500.000 euro, 240.000 li abbiamo già ottenuti da Avanzi Etica per il personale di direzione, sviluppo e amministrativo. Gli eventuali 25-40.000 di Giordano dell'Amore verranno utilizzati per le cose più urgenti, quindi Milano e la didattica digitale. Gli eventuali restanti verranno utilizzati per sempre Milano e per ridurre l'impatto Covid per lo sviluppo territoriale e dei servizi. Segnalo a integrazione di quanto inviato che in questi giorni abbiamo vinto il bando del Comune di Milano, un progetto da 90.000 euro finanziato al 70% per l'apertura non preventivata in un territorio molto sensibile come quello di Lorenteggio. Grazie a tutti, buon lavoro. Ringraziamo Claudio Tanghetti, ci prepariamo a introdurre la seconda startup che avremo con noi oggi. Il suo nome è Circular Wool, una startup che mira a dare nuova vita e valore alla lana grezza italiana derivante da pecore, da carne o da latte, non di interesse per l'industria tessile e trattata ad oggi come rifiuto. Invitiamo Tessa Moroder, la CEO di Circular Wool. Buongiorno Tessa. Buongiorno. Io sono Tessa Moroder e oggi vi parlerò di Circular Wool.
Circular Wool è un progetto che parte dalla lana grezza. Cos'è la lana grezza? La lana grezza è la lana delle pecore che vengono allevate per la carne o per il latte. Solo in Italia sono 7 milioni di pecore che producono 11.000 tonnellate di rifiuti che sono considerati come rifiuti tossici, perché questa lana non è attualmente di interesse per il settore tessile, né nella moda né negli interni. Il costo di smaltimento per questo rifiuto ha spesso costi proibitivi per i piccoli allevatori italiani e quindi vengono smaltiti in modi non esattamente consoni all'ambiente, inquinando sia l'aria che le acque. Noi qui ci vediamo un'opportunità. Il 94% delle aziende ha integrato la sostenibilità nella pianificazione strategica e i consumatori si stanno velocemente muovendo verso prodotti sempre più sostenibili. Qual è il limite? Manca la supply chain e la filiera produttiva per questa materia prima. Inoltre è una materia prima molto povera, quindi vanno abbassati i costi utilizzando una produzione molto industrializzata e va aggiunto valore creando valore con il design. La soluzione che abbiamo trovato noi è quella di creare un ingredient brand. Che cos'è un ingredient brand? Lo conosciamo tutti, Gore-Tex, Teflon, Dolby. Sono brand che si riconoscono ma fanno parte di un prodotto finale che non è il prodotto stesso. Questo cosa significa per noi? Noi vorremmo organizzare la supply chain completamente nuova, quindi invitare gli allevatori a produrre, a trattare meglio i propri animali per poter iniziare a utilizzare questa lana. Coinvolgere aziende tessili locali già esistenti che hanno sempre meno lavoro e cercando con loro le lavorazioni più adeguate a questa lana. Coinvolgere nuovi host brand, che saranno i brand che creeranno il prodotto finale, i brand con il più alto livello di tecnologia e di innovazione nel loro prodotto finale, invitare la nostra già molto ampia rete di giovani designer che ci aiuteranno nello sviluppo tecnico e nell'alto elevato elemento di design del prodotto finito e ovviamente poi cercare i clienti per questo prodotto finito con un contenuto veramente etico, circolare, tracciabile e infine anche riciclabile. Il nostro business model si basa su più lati, quindi la vendita delle materie prime, la lana, il feed del design e lo sviluppo tecnologico e le licenze per i nostri host brand. Dove siamo oggi? Abbiamo vinto una varietà di finanziamenti dell'Unione Europea per fare l'R&D iniziale di questo materiale. Abbiamo trovato 3 host brand che sono interessati a lavorare con noi. Uno di questi è l'azienda di mobili Planck, l'azienda di accessori pigiama a Milano e l'azienda Casalis di tappeti in Belgio. Al momento abbiamo creato già 2 prototipi che sono già stati testati. Qui potete vedere l'esempio di prodotto e siamo nella fase di ampliamento del nostro campionario. Cosa sono i nostri vantaggi rispetto ai nostri competitor? I nostri competitor principali sono Edilana in Sardegna e Pecore Attive in Puglia. Cos'è la differenza tra noi e loro? Noi abbiamo tutti gli elementi necessari per rendere questa una storia di successo. Questa lana deve essere utilizzata in grandi quantità, se no si crea solo un piccolo buco nell'acqua, quindi una produzione industriale. Il prezzo della lana deve essere adeguato, quindi il design deve veramente aggiungere tanto valore e ovviamente lo storytelling è molto importante, ma questo lo condividiamo con loro. L'impatto che generiamo è di 3 tipi: economico, circolare e ambientale. Economico perché possiamo risollevare economicamente questi allevatori pagando loro per utilizzare la loro materia prima. Possiamo creare una nuova supply chain con industrie tessili che stanno perdendo lavoro e che sono locali, creando un prodotto di filiera corta. Infine, il nostro prodotto sarà circolare, il materiale è organico, naturale, biodegradabile e si può lavorare con una bassissima intensità chimica rispetto a tanti altri prodotti. Questo ridurrà i tessuti in poliestere necessari e utilizzabili. Inoltre ridurrà anche la quantità di lana che deve essere importata dall'estero e quindi ridurrà anche le emissioni CO2 con l'impatto ambientale che si aggiunge a quello degli allevatori che avranno meno rifiuti e quindi creeranno meno inquinamento ambientale. Al momento stiamo aumentando il nostro campionario, facendo gli ultimi testing di qualità e della produzione, siamo pronti per lanciare alla Salone del Mobile che quest'anno avrà luogo a settembre, settembre 2021. Siamo alla ricerca attualmente di circa 100.000 euro, ma utilizzeremo la maggior parte di questi per il marketing, per lanciare veramente bene il prodotto, la campionatura, la trasformazione e la consulenza tecnica. E questo è il nostro team. Siamo noi di Lotto Zero, insieme a ricerca e sviluppo.
Grazie. Ringraziamo Tessa Moroder. Adesso passiamo alla terza startup in gara oggi. Il suo nome è A-Skill, nasce nel 2020 con la mission di supportare i professionisti del settore HR nel processo di pre-screening, fornendo una soluzione tecnologica di alto livello che li aiuti nella scelta del candidato giusto. Abbiamo qui con noi a presentare la startup Carmela Casella, CEO di A-Skill. Benvenuta Carmela. Salve, buongiorno, benvenuti a tutti. Allora, sono appunto Carmela Casella e dunque A-Skill appunto è un sistema di intelligenza artificiale per il settore HR Tech. Dunque, il curriculum è morto. E sì, perché il processo di selezione tradizionale è risultato imperfetto, lungo, costoso e non garantisce la scelta del candidato giusto. Infatti un processo di selezione può durare fino a 6 settimane, e anche se più. La scelta di un candidato sbagliato può costare anche fino a 78.000 euro, se si considerano i costi della selezione, almeno 6 mesi di stipendio, eventuali benefit, la mancata collaborazione col team, invii una nuova selezione. Anche le soluzioni adesso del mondo delle risorse umane risultano inutili perché sono digestionali. Infatti si è visto che il 75% dei curriculum restano intrappolati nei database. Ma uno dei dati più inquietanti è proprio l'elevato tasso di abbandono da parte dei candidati nel processo di selezione. Un dato che aumenta nel momento in cui ci rivolgiamo alle nuove generazioni. La nostra soluzione è voler rinnovare quindi la fase del pre-screening con un sistema di intelligenza artificiale che analizza il comportamento emotivo del candidato. Quindi i candidati su una nostra piattaforma proprietaria rispondono ad un videotest che appunto il sistema genera delle domande e loro rispondono in modo libero. Allo stesso tempo l'intelligenza artificiale elabora un rating dei candidati, quindi una short list di candidati centrati per il ruolo. Raccogliendo poi dati qualitativi e quantitativi, elabora un report per ogni candidato. La nostra quindi è una soluzione, una visione artificiale ed è di algoritmi di deep learning che combinati ai punti chiave del volto, quindi permettono al nostro software di poter misurare le espressioni facciali e quindi le emozioni che il candidato prova durante il videotest. In questo modo raccogliamo dati qualitativi, offriamo una nuova esperienza di colloquio al candidato, quindi anche un ritorno di personal branding per l'azienda che utilizza la soluzione e una riduzione del 58% dei tempi. Il nostro è il settore dell'HR Tech, che al mondo vale circa 400 miliardi e ha una crescita del 12%. In Italia questo settore vale 225 milioni, quindi il nostro SOM è calcolato ed è di 4 milioni. Ci differenziamo dai nostri competitor proprio perché abbiamo un sistema di intelligenza artificiale capace di generare un ranking, quindi una shortlist di candidati centrati, ed un videotest con il supporto appunto dell'AI. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel recruiting, questo diminuisce quelli che in gergo vengono chiamati bias cognitivi che ha il selezionatore durante la fase di colloquio, quindi determinando poi e pregiudicando poi la scelta del candidato finale. Anche il nostro revenue model è molto semplice perché si rivolge sia alle piccole aziende che quindi hanno delle selezioni occasionali nel dover inserire nuove risorse, ma anche alle grandi corporate che comunque si trovano a dover inserire in continuazione delle nuove risorse. Tutto ciò lo possiamo realizzare perché siamo un team con le competenze giuste. Io per anni sono occupata di selezione del personale, sia prima nelle agenzie per il lavoro, poi sono passata alle grandi aziende come Ferrarelle. Abbiamo Marco, che è il nostro psicologo del lavoro, HR Learning, è colui che padroneggia le basi statistiche che sono appunto alla base della motivazione del comportamento sul lavoro e del nostro esperto fax.
Tiziano invece è un CTO e lui sviluppa web app per società di trasporti, poi appassionato di intelligenza artificiale e colui che ha dato vita a tutto il sistema ACE. Mauro invece è un business manager, ha iniziato la sua carriera nella grande distribuzione, poi è passato nel settore del gaming fino a poi quindi ad occuparsi della parte marketing e vendite di ACE. La nostra roadmap da gennaio a giugno sarà molto serrata, dato che è inevitabile stop causa Covid. Da gennaio partiremo invece con la fase di beta testing sui nostri reattori, fino ad arrivare poi a giugno con un'automatizzazione completa del software e quindi iniziare poi lo sviluppo delle API. Il nostro fabbisogno finanziario è di 281.000 euro e prevediamo di raggiungere il break even nella prima metà del secondo anno. Questo fabbisogno è dato ovviamente da una grossa percentuale che va investita nella parte di sviluppo tecnologico, ma anche in risorse umane, quindi da inserire appunto nel team, e l'altra parte in marketing. Difatti, i 40.000 euro diciamo, del premio verranno distribuiti un 70% nello sviluppo, un 20% nel marketing e un 10% nelle risorse umane, quindi nel team. Siamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale, ben detta appunto tecnologica, ed è segnata proprio dall'intelligenza artificiale, che però ci può essere di supporto proprio in questo cambiamento economico. Grazie. Ringraziamo A-Skill per il proprio pitch e invitiamo adesso Future Data. Future Data si propone, diciamo, come progetto, appunto, l'obiettivo di migliorare la selezione e il riciclo dei numerosi materiali presenti in un'apparecchiatura elettrica ed elettronica al termine del proprio ciclo di vita. Abbiamo qui con noi Rosario Capponi, Chief Operating Officer di Future Data, che invitiamo. Buongiorno Rosario. Grazie a voi, buongiorno. Io sono qui per presentarvi Future Data, credo che sia tutto a posto dal punto di vista della presentazione. Eccoci, buongiorno, io sono responsabile tecnico di Future Data e sono qui per presentarvi il progetto Ariate, che è un progetto finalizzato ad introdurre principi di sostenibilità ed economia circolare nell'industria elettrica e elettronica. Perché ci siamo accorti che questa presentazione non va avanti, che è una praticamente è un settore dove poco o nulla si ricicla e non utilizzano ancora materiali riciclati, nonostante ci sia un interesse crescente del mercato verso questi aspetti che riguardano la sostenibilità ambientale. Abbiamo analizzato il problema e abbiamo visto che praticamente il collo di bottiglia è costituito fatto che tutte le apparecchiature elettroniche. Ti manderemo noi dalla regia avanti le tue slide, quindi basta che... Grazie. Perché non so quale sia il problema, ma vedo che non vanno avanti. Scusate, ricominciamo, vi racconto. Mandiamo noi avanti le tue slide, basta che grazie, ci dici benissimo, alla prossima benissimo. A quale slide allora, torniamo? Buongiorno, sono Capponi, sono il responsabile tecnico di Future Data e sono qui per presentarvi il progetto Ariadne. Può andare avanti, vediamo. Non vedo a che punto siamo. Preferisci che andiamo alla prima slide o alla numero 3? Andiamo pure alla numero 3, va benissimo. Ok, andiamo alla numero 3 e poi ti direi tu avanti e noi sì, manderemo avanti. Scusate, ecco, praticamente quello che vi stavo introducendo come concetto di poca sostenibilità dell'industria elettronica dal punto di vista della gestione dei materiali, perché non fa uso di materiali riciclati. Questo l'abbiamo ricollegato al fatto che tutte le apparecchiature elettroniche iniziano il loro processo di recupero quando
quando arrivano gli impianti di trattamento con una triturazione. La triturazione che praticamente comporta il rimescolamento di tutti i materiali, specialmente quelli presenti in piccole quantità e basse concentrazioni, così che questi praticamente si diluiscono ulteriormente nella massa di tutto l'apparato e con la conseguenza che sono tecnicamente più difficili da recuperare, ma soprattutto economicamente insostenibili. Per questo la nostra soluzione è stata, può andare avanti, è stata quella di realizzare la piattaforma Ariadne, dove raccogliamo i dati dai produttori sui materiali contenuti in ogni singola parte dell'apparato, li elaboriamo e li rendiamo disponibili agli impianti di trattamento per lo smontaggio selettivo e la selezione dei componenti in base ai materiali contenuti. Quindi dall'impianto non uscirà più un solo o una sola miscela eterogenea di materiali, ma diversi lotti separati per materiali prevalenti. In questo modo sarà più facile recuperarli e quindi rimetterli nel flusso, diciamo, della produzione dell'industria elettronica con notevoli vantaggi di tipo ambientale. Può andare avanti perché abbiamo individuato praticamente tre settori, tre fette di mercato principali a cui rivolgerci, che sono le aziende che producono semilavorati e componentistica per l'elettronica, i produttori di aree e gli impianti di trattamento. Questa è una selezione che abbiamo fatto valutando un target a 4 anni sul mercato europeo. Possiamo andare avanti? Naturalmente non siamo arrivati qui da soli, abbiamo collaborato con diversi istituti di ricerca, con grandi industrie che producono componentistica elettronica, con spin-off universitari per lo studio dell'automazione industriale, ma soprattutto con diversi impianti di recupero e trattamento con cui ci siamo confrontati, e in particolarmente con Rimmel, dove stiamo realizzando un impianto pilota che sarà pronto per marzo. Possiamo andare avanti e vediamo come praticamente oggi Ariadne sia ancora un prodotto originale e unico nel suo genere, per quanto esistano sul mercato aziende che producono componentisti e servizi e forniscono servizi diversi all'industria produttrice che agli impianti di trattamento. Quindi loro potrebbero facilmente implementare un servizio analogo al nostro e diventare veri e propri concorrenti. Possiamo andare avanti? Ecco, questo è il business model di Ariadne, fondamentalmente basato sul contributo dei produttori AE e di produttori di apparecchiature elettroniche, sulla concessione di licenza d'uso e apparecchiature in leasing per gli impianti di trattamento, più 3 servizi che abbiamo deciso di implementare sulla piattaforma in modo da valorizzarne e aumentarne la visibilità. Andiamo avanti velocemente, possiamo vedere questi servizi che sono rivolti. Uno, long life model, praticamente per allungare la vita dei computer generali, apparecchiature elettroniche rigenerate. Ci sono delle aziende che fanno questo lavoro e noi possiamo affiancarle, dargli l'opportunità di usare la piattaforma. La successiva, Home Service, che è praticamente un servizio che diamo ai produttori di apparecchiature elettroniche in modo da garantire il recupero al fine vita e l'avvio a impianti convenzionati per il migliore trattamento di recupero dei materiali. L'ultimo possiamo vedere è il marketplace, dove praticamente permettiamo l'incontro della domanda e dell'offerta. Avanti con la prossima diapositiva, slide. L'incontro della domanda e dell'offerta utilizzando fondamentalmente le informazioni già disponibili. Possiamo andare avanti con la prossima? Ecco, questo è il marketplace, andiamo avanti ancora, su questo abbiamo già detto. Possiamo, ecco, naturalmente questi sono i 3 fondamentali entrate che abbiamo previsto, quindi il servizio ai produttori di apparecchiature e di impianti di trattamento, i servizi complementari offerti dalla piattaforma, andiamo avanti. Ecco, tanto per raggiungere alla fine del quarto anno un fatturato intorno a 930.000 euro, con il coinvolgimento di circa il 40% dei produttori, 7% dei riciclatori, più altri servizi offerti dalla piattaforma. Nell'arco di 2 anni vorremmo raggiungere l'obiettivo di 200.000 euro di raccolta, un pareggio di bilancio al terzo anno, con l'ipotesi di exit al quinto anno, e non da sottovalutare la possibilità di produrre fino a 150 nuovi posti di lavoro nei primi 5 anni. Andiamo avanti, questo è un eventuale secondo round che abbiamo previsto intorno a 450
mila euro per mettere a punto il sistema automatico di selezione dei materiali dalle schede elettroniche. In più cerchiamo networking con produttori di apparecchiature elettroniche, aziende che riciclano e recuperano apparecchiature usate per rimetterle sul mercato una seconda volta. Andiamo avanti. Questo è quello che abbiamo fatto negli anni scorsi e quello che prevediamo di fare a medio termine. Avanti. Ecco, se fossimo giudicati così bene da raggiungere uno dei premi, vorremmo utilizzarlo prevalentemente per completare l'impianto pilota che ci darebbe la possibilità di acquisire dati operativi, analisi di costi, benefici e tutto quello che possiamo dedurre dall'impianto pilota. Una parte ancora per sviluppare la tecnologia della selezione automatica, lo smontaggio automatico delle schede elettroniche, quindi migliorare la tecnologia proprietaria. Andiamo avanti ancora. Questo è il nostro team, è un team eterogeneo, costituito da tecnici con diverse esperienze e fortemente motivato. Dal mese di ottobre abbiamo anche una persona occupata a tempo indeterminato. Andiamo avanti e possiamo concludere sostanzialmente ricordando che non solo miglioriamo i processi di riciclo, ma creiamo valore anche sulle nuove apparecchiature elettroniche. Naturalmente questo non possiamo farlo da soli, come tutte le cose più belle abbiamo bisogno di partecipazione e di partner. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti. Ti ringraziamo Rosario per il tuo pitch. Adesso è il momento di Davide Tilotta, business developer di Hero Robot. Hero Robot ha sviluppato un sistema innovativo per il trattamento dell'autismo nei bambini che è basato sull'intelligenza artificiale, implementato su un social robot che attira l'attenzione del soggetto e funge in un certo senso da mediatore. Buongiorno Davide, benvenuto. Buongiorno a tutti. Hero Robot sin dalla sua costituzione nel 2016 è stata impegnata nello sviluppo di soluzioni in favore delle persone affette da autismo e delle loro famiglie. Negli ultimi anni, seppur in assenza di un quadro epidemiologico strutturato, si registra una presenza sempre maggiore di bambini affetti da autismo. E questi bambini, crescendo, vengono spesso dimenticati perché dopo il 18° anno di età diviene molto più complesso sostenerli con percorsi personalizzati. Le persone affette da autismo in particolare vivono interazioni sociali molto complesse nella loro quotidianità, con difficoltà anche nella comunicazione e nell'apprendimento. E a tali disagi poi si aggiungono le difficoltà di natura conoscitiva ed operativa degli altri attori interessati, a cui invece si potrebbe far fronte grazie ai dati rilevabili durante i trattamenti, con evidenti benefici ad esempio per i familiari, che molto spesso non sanno cosa stanno provando i loro bambini e non conoscono i progressi raggiunti, per la ricerca limitata dall'assenza di dati strutturati e su larga scala, e per i terapisti che nel corso dei trattamenti devono trascrivere un ampio numero di informazioni tralasciando quello che avviene davanti ai loro occhi. Forti delle evidenze della letteratura scientifica in questo ambito, abbiamo sviluppato delle soluzioni mirate che integrano computer vision per l'analisi di comportamenti e interazioni umane, robotica per l'intermediazione di trattamenti basati su metodologie di riferimento come le BA, secondo un approccio triadico, terapista, robot, bambino, e machine learning per dare valore ai dati rilevati. Proponiamo due soluzioni per l'età pediatrica basate su social robot applicate nell'ambito di strutture specializzate, come nel caso di Playnow, e anche nell'ambiente domestico, come MyPleo, con le quali andare appunto ad intermediare i trattamenti e a raccogliere dati su attività, su progressi e sugli stati emotivi dei bambini. E inoltre abbiamo una soluzione per l'età adolescenziale ed adulta, basata in questo caso su dispositivi video, semplici telecamere, per osservare ed analizzare le interazioni delle persone autistiche nei loro contesti quotidiani. Rispetto ai nostri competitor, siamo in grado di supportare il lavoro dei terapisti nelle aree dell'apprendimento, della comunicazione e dell'interazione sociale, offrendo delle soluzioni che operano in continuità di trattamento, quindi con attività nelle strutture specializzate in ambiente domestico, e differenziate anche per le diverse età, soprattutto per l'età adulta, dove in questo momento non ci sono soluzioni tecnologiche a disposizione. Inoltre, siamo in grado di fornire importanti feedback ai familiari, agli specialisti e anche appunto ai ricercatori, basti pensare all'analisi dell'aspetto emotivo.
Hiro si propone quindi in un mercato che è caratterizzato dal progressivo incremento della domanda. Basti pensare che la popolazione in età adulta affetta da autismo è stimata nell'1% e soprattutto caratterizzata dall'urgenza di sostegni mirati, specialmente dopo l'attuale pandemia, in favore delle famiglie, su cui grava un costo molto rilevante lungo l'intera vita delle persone autistiche. E in questo senso abbiamo pensato a soluzioni che si rivolgono a un target estremamente ampio in termini di strutture e professionalità che possono intervenire. Il nostro team è composto da esperti nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica e da professional qualificati in ambito manageriale e gestionale. Questo per fare in modo che le attività di sviluppo siano sempre più orientate verso le reali esigenze dei nostri interlocutori. Il 2020 è stato un anno molto importante per il completamento dell'offering in età pediatrica e per aver appunto attivato anche il focus sul tema dell'età adolescenziale ed adulta. In questo senso il percorso Getit è stato molto importante perché ci ha permesso di rivedere il nostro business model, soprattutto diciamo nella prima fase con il supporto di Comonext, e andare ad ampliare quello che è il nostro mercato proponendoci in un ambito dove attualmente non ci sono soluzioni tecnologiche e quindi non ci sono competitor e dove possiamo avere veramente un grande impatto. Inoltre, grazie al know-how maturato nel campo della computer vision, le nostre funzionalità sono applicabili anche in molti altri contesti, in primis nel monitoraggio dei pazienti, sul quale siamo già molto attivi, anche grazie al percorso BioApper condotto da Cariplo con realtà leader di settore, sia nel campo tecnologico che nel campo del life science. Gli obiettivi di crescita in questo senso convergono sull'opportunità di portare sul mercato le soluzioni per l'età pediatrica e integrarla appena possibile anche con questa soluzione per l'età adulta, dopo le necessarie attività di sperimentazione. Speriamo di poter continuare a crescere in questo percorso per noi molto stimolante e poter continuare a collaborare anche con i partner che abbiamo conosciuto in questi anni, in primis appunto i protagonisti del percorso Getit. Prevediamo un fabbisogno di 150.000 euro rivolto soprattutto al consolidamento della struttura aziendale, questo per portare avanti al meglio le attività relative al go-to-market e accelerare quanto possibile sulla soluzione per l'età adolescenziale ed adulta. Quindi in caso di aggiudicazione di uno dei premi di Getit, chiaramente investiremo le nostre risorse su queste due attività prioritarie. Grazie mille. Ringraziamo Davide Tilotta, adesso passiamo a Mattia Ferretti De Luca, CEO di GioJolly. GioJolly è una piattaforma che semplifica il reclutamento e la gestione delle risorse umane nell'ambito della ristorazione, ponendo attenzione alla qualità del servizio e fornendo all'assistenza nell'adempimento di tutti gli aspetti burocratici. Buongiorno a te Mattia, prego. Buongiorno a tutti, sono Mattia, CEO di GioJolly, grazie per l'introduzione. Che cos'è GioJolly? GioJolly è una piattaforma che nasce per rispondere a uno specifico problema che chiunque operi nella ristorazione si trova a dover affrontare, ovvero quello della gestione dei team di lavoro e più in particolare delle emergenze. Che cosa succede? Che la mancanza di soluzioni e strumenti sul mercato spesso costringe chi opera in questo settore a ricorrere a prestazioni irregolari e al passaparola. E questo si traduce per i lavoratori in una mancanza di copertura assicurativa, una mancanza di versamento di contributi e nessuna garanzia sul pagamento. Per quanto riguarda invece i ristoratori, oltre che una grande perdita di tempo e denaro, si espongono a un grandissimo rischio sanzionatorio. Ecco perché nasce GioJolly. Da un lato diamo la possibilità ai lavoratori, una volta iscritti e categorizzati in base alle loro esperienze, di utilizzare la piattaforma gratuitamente, di lavorare quando meglio credono grazie alla gestione di un calendario e di guadagnare dopo 24 ore dalla fine del servizio. Dall'altra parte invece diamo la possibilità alla platea di ristoratori, una volta iscritti e categorizzati in base a specifiche caratteristiche, di reperire personale con pochissimo preavviso e in 3 click. Infatti, dopo aver selezionato e pagato il profilo desiderato, la piattaforma in automatico genererà tutti i documenti necessari affinché la prestazione occasionale avvenga in piena regola. Quindi un contratto in prestazione tra le parti, una copertura assicurativa, il pagamento dei lavoratori entro 24 ore e il versamento dell'F24. Vediamo però dove siamo arrivati fino ad oggi. Noi siamo nati ad aprile, a fine aprile 2019 e ad oggi abbiamo generato un fatturato di 500.000 euro, oltre 7.500 prestazioni effettuate e pagate sulla piattaforma, 130 nuovi posti di lavoro e in tutto abbiamo coinvolto più di 1.000 lavoratori e quasi 300
ristoranti. È molto interessante vedere quella che è stata la nostra evoluzione tra pre-Covid e post-Covid. Nel post-Covid infatti abbiamo conosciuto un trend in continua crescita partendo da giugno, che ci ha portato a settembre-ottobre a superare quelli che erano i nostri livelli pre-Covid. Abbiamo aperto il servizio, attivato il servizio in altre città oltre quelle che già servivamo prima, e diamo un servizio più completo, perché se prima ci occupavamo di prestazioni occasionali e inserimenti fissi, dal post-Covid in poi abbiamo inserito anche gli inserimenti stagionali. Come guadagna Giogioli? Giogioli guadagna 6 euro ogni prestazione occasionale pagata sulla piattaforma, 100 euro ogni inserimento fisso e 200 euro ogni inserimento stagionale. Per quello che è il nostro invece contesto competitivo, come vedete dalla slide, sono nominati 4 competitor: Temper in Olanda, Extra Cadabra francese, Busco Extra spagnolo e Jobby in Italia. È un disegno internazionale perché la nostra volontà è quella di non fermarci in Italia, ma di affacciarci anche poi a mercati esteri. Per quello che è il nostro competitor italiano, Jobby, si occupa anche lui di prestazioni occasionali, ma non essendo verticale sulla ristorazione fa molta fatica a penetrare questo settore. Uno dei nostri maggiori punti di forza è rappresentato dal team fortemente eterogeneo. Abbiamo Davide e Angelica, che sono i nostri responsabili operativi e della community, hanno un'esperienza pluriennale nella ristorazione e nella gestione di team di lavoro all'interno dell'eventistica. Manuel, il nostro CTO, ha un'esperienza decennale, è un front-end, è un full stack developer senior. Francesco invece è il nostro front-end, e Selene, la nostra brand manager, ha anche lei un'esperienza pluriennale in agenzie di comunicazione e in branding. Per quanto riguarda la nostra roadmap, entro il 2021 contiamo di coprire il territorio italiano e cominciare ad affacciarci al territorio spagnolo a inizio 2022. Il go-to-market principalmente si divide in 3 strategie. Stiamo stringendo partnership con startup complementari a noi che servono il medesimo settore, partnership con distributori e grossisti del settore, il tutto coronato da campagne di digital marketing. Cosa faremo in caso di vittoria di uno dei 2 premi? Verranno investiti nell'allargamento del team, lato sviluppo, e andrebbero a potenziare la nostra campagna marketing, e più in generale comunque si inserirebbe in un fundraising un po' più corposo da 300.000 euro che ci permetterà nel 2022 di raggiungere un fatturato di 8 milioni. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata. Ringraziamo Mattia Ferretti, CEO di Giogioli. Adesso invitiamo Elena Mancuso, Chief Operating Officer di Move, una startup che ha ideato un nuovo concept di piste ciclabili ecosostenibili, modulari, amovibili e di facile installazione. Le piste Move, infatti, sono prodotte in stabilimento con materie derivanti da plastica riciclata e vengono posate sui sottofondi esistenti, rimanendo separate e sopraelevate. Buongiorno Elena e benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Hai già quasi detto tutto, quindi io sarò perfettamente in linea. Allora, buongiorno a tutti, sono Elena e oggi vi presento Move. Dunque, passiamo in media ogni anno 23 giorni bloccati nel traffico, in percorsi che per il 76% sono inferiori ai 10 km, nei quali la bici è 2 volte più veloce della macchina. Allora perché continuiamo a non utilizzare la bicicletta? In parte è dovuto a costi sia di realizzazione che di manutenzione, in parte è dovuto al fatto che le piste esistenti sono poco durevoli e poco sicure. Noi quindi abbiamo realizzato un nuovo modello di pista ciclabile. Move è una pista flessibile perché viene realizzata in stabilimento tramite l'estrusione di modelli che vengono assemblati, trasportati in cantiere e installati sul suolo esistente, da una sottostruttura di base costituito e poi un tappetino soprastante che chiamiamo il consumabile. Come potete vedere è flessibile perché è scalabile in entrambe le direzioni. La sua scalabilità però è anche di servizio. Abbiamo infatti la possibilità di recuperare le piste, le ferrovie abbandonate tramite un nuovo prodotto, di sostituire il tappetino andando a realizzare il modello fotovoltaico o il modello artico. Move è anche sostenibile, utilizziamo infatti solo plastiche riciclate, in parte dei pneumatici di fine uso per aumentare il grip del tappetino, e recuperiamo 120 tonnellate di plastiche per ogni chilometro, plastiche che poi saranno ancora nuovamente riciclabili. Move è anche tecnologica perché è dotata di sensoristica integrata che permette alla pista di essere connessa con l'utente, ma anche con l'owner, che è in grado quindi di controllarlo dal remoto e controllare e abilitare anche un modello di manutenzione predittiva. Inoltre è dotata di illuminazione integrata
e di altre dotazioni quali il semaforo a pavimento. La tecnologia è anche a servizio di terzi, qui vediamo che può ospitare utilities di terzi o fornire dati di viaggio o ancora abilitare servizi come per esempio l'assicurazione istantanea. Infine Move è finalmente sicura, è sopraelevata rispetto al contesto, ha l'illuminazione come dicevamo integrata, è in grado di rilevare lo stato di usura del manto e quindi sempre sicura, ma anche tramite i sensori l'eventuale invasione di pista. Tutto questo cosa genera? Una pista più economica, molto più veloce da realizzare, totalmente green e soprattutto più forte e più sicura. Le opportunità di mercato sono relative sicuramente al mondo delle piste ciclabili e quindi delle infrastrutture. In Italia sono da realizzare entro il 2028 ben 26.000 chilometri, alle quali però si aggiungono le iniziative municipali, i revamping di quelle esistenti o comunque tutto il mercato internazionale. Come dicevamo però Move può anche attivare altri modelli di mercato, come per esempio il recupero dei 7.000 chilometri di ferrovie abbandonate in Italia. In Italia ci sono anche 55 siti dell'UNESCO, quindi ha davvero senso investire sul cicloturismo, sul quale già l'Europa ha investito, sta investendo con la realizzazione di 70.000 chilometri di piste ciclabili. In numeri tutto questo si traduce in circa 8 miliardi in Italia, solo Londra ne ha investiti già 2,5, 6 miliardi sono quelli dell'Europa, ma soprattutto quello che dicevamo prima, il potenziale del cicloturismo in Europa ad oggi vale 44 miliardi. Ahimè, il potenziale purtroppo, ma anche per fortuna, è anche quello che in qualche modo il Covid ha generato e sta incrementando il soddisfacimento di bisogni ai quali Move di fatto ad oggi risponde. Per quanto riguarda la competizione, ci sono due competitors che hanno cercato di innovare questo prodotto tramite la modularità, ma poco hanno fatto sull'integrazione. Move infatti ad oggi è il solo Lego delle piste ciclabili, come lo chiamiamo noi, perché lo produciamo in stabilimento, lo installiamo, ma possiamo anche rimuoverlo e installarlo in una seconda location. Per quanto riguarda gli economics, abbiamo un risultato di 6 km per il nostro break even, con numeri che vanno, le quantità diciamo sono abbastanza cautelative rispetto ai numeri di cui abbiamo parlato prima. I costi sono molto vicini alla realtà perché provengono dai nostri fornitori, mentre il prezzo di vendita è molto molto competitivo rispetto ai prezzi ad oggi presenti sul mercato. Sulla destra vediamo delle opportunità perché Move è in grado di generare anche dei modelli di ricavo, come per esempio l'advertising sul tappetino o, come dicevamo prima, il noleggio dei cabidotti. Tutto questo è stato realizzato da 4 persone, Stefano è l'uomo dei financial, Marco sviluppo prodotto, io mi occupo di integrazione con il contesto, Andrea di sales e marketing. Ognuno di noi ha un'esperienza pregressa molto profonda rispetto al ruolo appunto che detiene all'interno di questo progetto. Ottobre 2019, il nostro percorso, abbiamo esposto il MOC al Festival dello Sport di Torino, allo SMAU 2019, abbiamo ottenuto il brevetto. Abbiamo avviato l'R&D, entro il 2021 faremo 5 installazioni sperimentali. Tutto questo è già in cantiere perché segnaliamo che stiamo partecipando a 2 cordate con il comune di Ferrara e a Milano con il Reventing Cities. Il comune di Ferrara ha già vinto il bando europeo, quindi siamo già in corsa, mentre di recente abbiamo vinto un bando organizzato da Invitalia e dal Ministero. Non ti sentiamo? Elena, non riusciamo a sentirti, non so se è un problema del microfono. Niente, si sarà disattivata momentaneamente la connessione. Vediamo un attimino se Elena riesce a rientrare all'interno dello streaming. Attendiamo un attimo, siamo diciamo giunti all'ottava startup, avremo a breve Progetto Joe Club, Relearn, Y Monitor e 0%. Ringraziamo Elena che nonostante il problema tecnico, diciamo, era probabilmente arrivata al termine della propria presentazione. E invitiamo adesso Riccardo Maggiolo, CEO di Progetto Joe Club, una startup che aiuta le persone a creare e trovare lavoro insieme, promuovendo i cosiddetti Job Club. Buongiorno Riccardo, e presenta pure il tuo progetto, grazie. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Qual è il problema dei problemi oggi? Il lavoro. Già quest'anno purtroppo sono stati persi più di 400.000 posti di lavoro, 470.000 notizie di ieri, e ci sono creati più di 500.000 di inattivi, cioè persone che non hanno lavoro e non lo cercano. E purtroppo la situazione non è destinata a migliorare l'anno prossimo, con un incremento della disoccupazione fino oltre il 12% con la fine del blocco dei licenziamenti. Ciò ovviamente ha conseguenze sull'economia, ma anche sull'equità sociale e sull'ecologia.
qual è il problema principale del mercato del lavoro italiano oggi? Che ci sarebbe anche il lavoro spesso, ma fa fatica ad emergere perché manca la fiducia. I disoccupati infatti sono disorientati, hanno sfiducia in se stessi, sono inattivi, non gli viene dato un metodo di ricerca del lavoro che li veda protagonisti, hanno anche sfiducia nei mediatori tradizionali come le agenzie per il lavoro e sfiducia anche nei datori perché pensano che ci siano solo contratti di lavoro occasionali dove sfruttarli e basta. Questo porta ad avere più di 2 milioni di persone scoraggiate in Italia, cioè che avrebbero bisogno di lavorare ma nemmeno cercano lavoro. Dall'altra parte le aziende italiane invece, come sapete, tipicamente sono piccole, quindi soffrono di attendismo, hanno sfiducia in se stesse, sono scettiche rispetto ai mediatori tradizionali anche perché costosi e sono diffidenti verso i candidati. Questo porta al fatto che in Italia oltre il 70% dei lavori viene coperto prima di essere reso pubblico tramite le reti relazionali. Come vogliamo provare a risolvere questa situazione? Tramite i Job Club Center, cioè proprio delle palestre per cercare lavoro, dei luoghi dove le persone che cercano lavoro possono andare, imparare come si cerca lavoro, che è l'unico lavoro che noi tutti abbiamo fatto, faremo, ma quasi nessuno te lo insegna, e anche metterlo in pratica. Mentre sia dentro il Job Club Center, essere profilati per capacità e per titoli, e anche essere messi in azione, cioè per esempio candidarsi inviando un progetto e non semplicemente un CV. Dall'altra parte le aziende nei Job Club Center potranno trovare una specie di academy condivisa per le PMI, quindi per candidati profilati e motivati, consulenza di selezione disinteressata perché non pagata il risultato e innovazione con idee inaspettate. Insomma, per riportare fiducia nelle persone e nel mercato. Ma perché si chiamano Job Club Center? Perché dentro ci sono i Job Club, che sono gruppi di 8-12 persone che seguono un programma di 10 incontri di ricerca attiva del lavoro coordinati da un trainer. E perché funzionano? Perché ti danno un metodo per imparare come si cerca lavoro e farlo anche, esercizi individuali e collettivi, contatti, che sono il modo migliore di trovare lavoro, e positività, che è fondamentale quando si è alla ricerca, per creare e far emergere il lavoro invece di stare a casa ad aspettarlo. Chiunque può partecipare, non c'è bisogno di avere particolari competenze o conoscenze. Questa cosa noi già la facciamo da anni, abbiamo lanciato più di 500 Job Club in tutta Italia, nelle partecipazioni più importanti come quella col Comune di Milano o la Fondazione Cari Verona, tra il 50 e il 60% delle persone nelle 10 settimane di percorso hanno trovato lavoro e alla domanda consiglieresti Job Club a un amico, il voto medio è 9.1 su 10. Oltre ovviamente nel percorso Getit siamo anche dentro il percorso Ready to Impact di Avanzi, in questo momento in via di svolgimento, e stiamo sviluppando una piattaforma digitale di profilazione e matching. Quindi il modello di business come funziona? Gli utenti trovano in cicli di 5 settimane gratuitamente nel Job Club formazione, ospitalità, training, database e comunità, mentre le aziende, a fronte di un piccolo costo fisso mensile, trovano call per candidature, per persone motivate, profilate per soft skill, consulenza di selezione davvero disinteressata perché non pagata al risultato, e community di altre aziende. Per le aziende un po' più grandi, welfare aziendale e corporate social responsibility. Questo è il nostro revenue stream primario che può portare per l'azienda a una diminuzione del costo di assunzione fino a 7 volte. Abbiamo anche dei revenue stream secondari, ma ora purtroppo non ho tempo di parlarvene. Abbiamo anche un piano alternativo in caso di permanenza Covid. Il nostro posizionamento di mercato, pensiamo di avere un posizionamento differenziato per minor costo di assunzione e qualità dei candidati per il nostro target, che sono le medie e piccole aziende, in un mercato comunque anticiclico, quindi destinato a crescere, e la nostra roadmap è quella di aprire 5 Job Club Center di grandezza crescente nei prossimi 5 anni proprietari. Ma questa è solo la nostra base, perché appena provato il modello vorremmo anche sviluppare a fianco un modello franchise per scalare rapidamente e arrivare a portare idealmente un Job Club Center in ogni provincia italiana, sempre con un impatto sociale ed economico concreto e misurabile. Vogliamo mettere insieme l'impatto sociale con quello economico. Chi siamo? Ci sono io, il fondatore, c'è Matteo con me, che è stato nel team di Michele Ferrero per alcuni anni, si occupa soprattutto di brand strategy, Luca Giuman, il nostro mentor e CFO, amministratore delegato con lunga esperienza nelle startup, e Sebastiano Zanoldi, che è stato sales manager di Diesel, top sales manager di Diesel e Adidas, e anche un formatore motivatore. Con 250k apriamo e testiamo il nostro primo Job Club Center e con 25-40k sviluppiamo il brand e creiamo un corso online di ricerca del lavoro. Siamo anche una SIAVS con tutti i benefici che sapete per gli investitori. Il lavoro del futuro è cercare lavoro, dateci una mano a diffonderne la cultura. Grazie mille.
E ringraziamo Riccardo per il suo pitch, ma invitiamo adesso di nuovo Elena Mancuso, la Chief Operating Officer di Move, nuovamente in collegamento con noi. Ciao Elena. Grazie mille, ciao. Bello della diretta, riprendo da dove credo si è staccato. Dunque, vi raccontavo che abbiamo fatto questo percorso e vorremmo installeremo entro la fine del 2021 5 prototipi sperimentali. Questo sarà possibile grazie alla collaborazione che stiamo avendo con il Comune di Ferrara. Il Comune è un team, una cordata del Comune di Milano per il progetto Reinventing Cities, mentre il Comune di Ferrara si è già aggiudicato il bando europeo. Di recente abbiamo invece vinto il bando indetto da Invitalia, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e il premio di 30.000 euro l'abbiamo già investito in R&D. Quindi ad oggi la richiesta economica per raggiungere la prima milestone è di 350.000 euro, con i quali appunto completeremo l'R&D, svilupperemo e realizzeremo la trafila del modulo centrale, che è il cuore di Move, per poi completare appunto, poter completare l'installazione di questi 5 prototipi. Io a questo punto vi ringrazio nuovamente e vi ringrazio anche a nome di Andrea, Stefano e Marco. Andiamo oltre i problemi tecnici, per fortuna, grazie alla regia di editing. Adesso passiamo a un'altra startup, il suo nome è Relearn, che ha sviluppato Nando, un dispositivo sicuramente molto innovativo, in grado di riconoscere e sistemare automaticamente tutti i rifiuti. Abbiamo con noi Riccardo Leonardi, il Chief Technology Officer di Relearn. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a tutti. Se confermate di vedermi e sentirmi, io parto. Mi sentite? Puoi iniziare, ti sentiamo benissimo. Ah, ok, allora vado, grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Relearn inizia da un ragionamento molto semplice, ossia tutti quanti viaggiamo e tutti quanti durante i nostri viaggi mangiamo, beviamo, leggiamo qualcosa per passare il tempo, ma fondamentalmente tutti quanti durante i nostri viaggi produciamo rifiuti. Secondo lo IATA, il passeggero medio di un volo aereo produce 1,4 kg di rifiuti per volo. Beh, pensiamo a quanti voli ci sono ogni giorno e quanti passeggeri su ogni volo, e quello che verrà fuori è una montagna di rifiuti, che Vox stima in 9.000 tonnellate di plastica e abbastanza alluminio per costruire 58 nuovi aerei. Il vero problema è che la maggior parte di questi rifiuti non viene differenziato né sui treni né sugli aerei, e le conseguenze sono drammatiche, sia da un punto di vista economico, con un più 32% di costi di smaltimento, ma soprattutto da un punto di vista ambientale, con un più 45% di emissioni di CO2 in atmosfera. Il problema è che a bordo di treni aerei non c'è spazio per differenziare i rifiuti. Allora, noi di Relearn abbiamo pensato ad una soluzione che potesse permettere di farlo direttamente all'arrivo, in stazione e in aeroporto. Questa soluzione si chiama Nando, un cestino intelligente che è in grado di fare la raccolta differenziata automaticamente, ma non solo, è in grado di distinguere i vari colori del vetro, i vari polimeri della plastica, la carta dal cartone e l'alluminio dagli altri metalli, trasformando quelli che erano rifiuti in nuova materia prima vendibile. Nando funziona così. Tutti i rifiuti vengono inseriti contemporaneamente al suo interno e vengono prelottizzati, ossia vengono creati dei piccoli batch più semplici da gestire. I rifiuti viaggiano all'interno del dispositivo giungendo ad una zona cosiddetta di riconoscimento, dove l'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere la posizione dell'oggetto e il materiale di cui è composto. Comunica questa informazione al braccio robot, che provvede ad afferrare i rifiuti e smistarli negli appositi contenitori. Grazie al nuovo pacchetto economia circolare emesso a settembre di quest'anno si aprono nuove prospettive importanti di mercato per Relearn, perché per tutte le aziende che dimostreranno di aver avviato il recupero dei loro rifiuti è previsto uno sconto proporzionale sulla Tari. È così che Nando può aiutare uno spazio di coworking a risparmiare fino a 18.000 euro l'anno. Un corporate building potrebbe risparmiarne addirittura 200.000 in un anno. Pertanto il nostro business model è basato su una fee annuale del dispositivo, che permetterà di risparmiare molti soldi, di essere compliant e di sfruttare le novità offerte dal nuovo decreto legislativo, di incrementare l'immagine eco-friendly dell'azienda, ma soprattutto di inquinare di meno. Il nostro mercato di riferimento è il mercato dello smart waste management, un mercato giovane e in rapida crescita, che con un CAGR del 30% si stima che arriverà a valere 7 miliardi di euro entro il 2025. I nostri competitor si dividono in due grandi categorie. I cestini compatti, in alto a sinistra, sono piccoli dispositivi che smaltiscono un rifiuto per volta e si rivolgono principalmente al mercato B2C. I grandi impianti industriali in basso a destra invece smaltiscono elevatissime quantità di rifiuti, ma si rivolgono principalmente alle municipalità. Noi di Relearn abbiamo pensato di costruire Nando, un dispositivo compatto ed efficiente per poterci rivolgere direttamente al B2B, agli uffici, alle aziende.
I prossimi 12 mesi per noi saranno molto intensi, tutti devoluti ad iniziare la produzione dei primi dispositivi ad agosto 2021 per entrare sul mercato a novembre dello stesso anno. Abbiamo realizzato l'MVP, una rete neurale che funziona con il 90% di accuratezza e che è molto vicina al nostro target di mercato. Abbiamo sviluppato l'interfaccia robot che è in grado di afferrare tutti i rifiuti e smaltirli negli appositi contenitori. Ma non solo. Siamo anche riusciti a validare il nostro business model grazie ad un contratto siglato per un progetto pilota per grandi stazioni SPA e stiamo per stringere un'altra partnership con un'azienda di waste management per un servizio di circular economy finalizzato alla riduzione della tara negli uffici. Questo è stato possibile grazie a chi ha creduto in noi, e mi riferisco principalmente a Millennium Award, che ci ha decretato la startup vincitrice nella sezione My Social Impact di quest'anno, We Make Future, The Startup Training, che ci ha preaccelerato, e Industria, da cui abbiamo avuto la possibilità di esporre la nostra idea di fronte a una platea internazionale. In caso di vincita oggi, riusciremo a brevettare Nando e a completare gli ultimi sviluppi tecnologici per avere un prodotto vendibile, ma non solo. Con la vincita massima produrremo ben 5 dispositivi da piazzare direttamente sul mercato. In realtà il nostro funding need è molto più elevato, abbiamo bisogno di 250.000 euro da devolvere principalmente nell'industrializzazione. Chiediamo molto, lo sappiamo, ma quello che vi proponiamo è in realtà di investire in delle tecnologie che già oggi stanno cambiando il mondo e soprattutto di investire in un team di giovani ingegneri, determinati e affiatati, che un giorno trasformeranno i rifiuti in una risorsa utilizzando la tecnologia. Grazie a tutti. Grazie molte Riccardo, adesso è il momento di Ferdinando Grossi, l'amministratore di Y-Monitor. Y-Monitor è una startup che agevola la vita in autonomia delle persone anziane o con disabilità, supportando con innovativi strumenti tecnologici gli addetti all'assistenza e rendendo più efficiente ed efficace il loro lavoro. Abbiamo qui con noi Ferdinando, buongiorno Ferdinando e benvenuto. Buongiorno, grazie a tutti. Buongiorno, appunto sono Ferdinando Grossi, amministratore e fondatore della Y-Monitor SRL e oggi vi parlerò del sistema Y-Home. Y-Home è nato per fornire supporto a chi dà assistenza alle persone anziane con disabilità. Questo perché? Perché ci siamo accorti che c'è un sempre maggiore squilibrio fra chi ha bisogno di assistenza e chi è in grado di fornirla. Per cui è sempre più importante poter lasciare presso le proprie abitazioni il più a lungo possibile le persone. Questo però non può prescindere dal mantenere una sicurezza sulle 24 ore. Per poter ottenere questo è necessario utilizzare la tecnologia. Noi abbiamo realizzato una piattaforma che permette di raccogliere le informazioni dall'ambiente, elaborarle e fornire queste informazioni ai caregiver, perché così loro possono ottimizzare le loro risorse e i momenti di intervento. La piattaforma prevede un hardware, quindi dei piccoli sensorini senza fili, facili da installare, poco invasivi, che vengono installati all'interno della casa, ad esempio sotto al materasso, sulla porta d'ingresso, oppure sulla presa di alimentazione degli elettrodomestici. Questi sensori trasmettono i dati in cloud, dove vengono elaborati, e le informazioni vengono messe a disposizione di chi fornisce l'assistenza, sia dal punto di vista della situazione puntuale, sia dal punto di vista della storia di quello che è successo. Tutte le informazioni sono accessibili in multipiattaforma utilizzando un comune browser web, ma soprattutto sono accessibili tramite un cruscotto. Questo cruscotto permette a chi fornisce l'assistenza di avere degli allarmi o degli avvisi sulle situazioni di potenziale rischio o pericolo. Per esempio, il sistema può rilevare che una persona si è alzata dal letto e poi è andata in bagno, non c'è più movimento, a questo punto c'è un rischio di caduta. Oppure può rilevare l'apertura della porta d'ingresso a un orario inusuale, oppure ancora un'alterazione del ritmo sonnoveglia. Il mercato italiano attualmente prevede oltre 13 milioni di persone oltre i 65 anni. Anche soltanto gli anziani soli in coppie senza figli sono 10 milioni. Per cui noi pensiamo che ci sia un potenziale di vendita di almeno 10.000 kit soltanto sul mercato italiano. Attualmente i concorrenti utilizzano tecnologie proprietarie che non hanno capacità di monitoraggio e controllo degli elettrodomestici, mentre la domotica di tipo consumer si focalizza sul controllo ma ha limitate capacità di lettura di queste informazioni e della loro elaborazione. Nel nostro modello di business noi prevediamo di vendere l'hardware, che è anche prescrivibile dal Sistema Sanitario Nazionale, oppure di noleggiarlo quando questo non è possibile, e a questo si affiancano i canoni di manutenzione e per l'utilizzo della piattaforma cloud. I nostri canali di vendita sono anche i nostri clienti. In particolare noi ci siamo focalizzati sulle agenzie e le cooperative di assistenza domiciliare che hanno bisogno di incrementare il loro mercato e di efficientare soprattutto il loro lavoro.
Però ci sono altri possibili canali di vendita e quindi possibili clienti, che sono le associazioni territoriali, le assicurazioni e chi fornisce altri tipi di servizi a domicilio. Nel nostro team ci sono due ingegneri, Agostino Losardo ed io, che abbiamo esperienza di tipo universitario nella progettazione e implementazione di sistemi proprio per gli anziani, Gianmaria Cristini, che è un tecnico ortopedico e titolare di una sanitaria, quindi ha esperienza nella vendita sia a privati che alle strutture pubbliche, e Giovanni Paolo Rao, che è un commercialista. Qui possiamo vedere le nostre stime di ricavi, che partono dall'ipotesi di, in una prima fase, noleggiare i sistemi e poi recuperare l'investimento con i canoni relativi al servizio. Noi adesso abbiamo già dei clienti, in particolare IABE e Codice Bianco forniscono già servizi di assistenza domiciliare utilizzando i nostri sistemi, e Tatis, che è un cliente nuovo con il quale stiamo avviando la collaborazione. Nella nostra roadmap noi pensiamo all'inizio dell'anno prossimo di iniziare la formazione mediante selezione di installatori che possono aiutarci nella fase di diffusione di questo sistema, l'incremento dei servizi di reportistica avanzata e quindi lo sviluppo hardware software sempre del sistema, e naturalmente l'incremento della copertura fino ad arrivare al territorio nazionale entro la fine dell'anno prossimo. Per questo motivo noi abbiamo principalmente bisogno di spendere in marketing, in risorse per lo sviluppo software ed hardware, e stiamo ricercando attualmente 300.000 euro in equity e in debito. Il potenziale investimento della fondazione sarebbe investito in marketing per realizzare ulteriori contatti con altre realtà assistive e realizzare progetti pilota, che sono il primo passo per avviare le collaborazioni, lo sviluppo del software per migliorare l'interfaccia utente e soprattutto la selezione e formazione del personale per l'installazione dei sistemi. Vi ringrazio dell'attenzione. Ringraziamo ancora una volta Ferdinando Grossi, l'amministratore di Y Monitor, e adesso passiamo all'ultima delle 11 startup che sono in gara qui oggi per aggiudicarsi entrambi i premi, diciamo, proposti dalla Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore. Ed è il momento di Teresa Scorza, la CEO di 0%, una bottega di prodotti etici a forte impatto sociale, e il progetto appunto è una palestra, per così dire, per le persone con disabilità intellettiva che sono escluse dal mondo del lavoro. Buongiorno Teresa e benvenuta. Buongiorno, grazie mille. Vi presento 0%, io sono Teresa Scorza. Il 65% delle persone con disabilità è disoccupato, questo è un dato di fine 2019. Inoltre la maggior parte dei posti di lavoro dedicati proprio alle categorie protette risultano vacanti, parliamo di 145.000 posti nel 2018. Chi ha una disabilità spesso viene percepito come un bambino, anche se in realtà ha un'età adulta, e questo accade sia nelle proprie famiglie che nelle comunità in cui vivono. Le persone con disabilità spesso hanno poca conoscenza del mercato del lavoro. Loro tre sono tre giovani ragazzi che in questi anni con 0% abbiamo seguito. Tutti e tre molto giovani, tutti e tre con una disabilità intellettiva. Sara, una giovane ragazza di Taranto, non aveva mai passato il mocio prima di venire da 0%. Annalisa, una giovane ragazza che aveva poca stima in se stessa. E Francesco, un giovane ragazzo di Milano che aveva paura di entrare nei negozi perché temeva di pagare con il bancomat. Cosa abbiamo fatto? Tre anni fa abbiamo aperto appunto una bottega di vicinato con tutti i prodotti etici, dove offriamo un lavoro vero a giovani ragazzi con disabilità intellettiva e insegniamo loro un mestiere. Siamo anche sulla guida del Gambero Rosso 2020 di Milano come premio per la qualità dei prodotti che offriamo ai nostri clienti. Lasciamo sbagliare i ragazzi che seguiamo, li aiutiamo a crescere e a diventare autonomi. L'autonomia diventa la chiave principale del successo per il reinserimento al lavoro dei giovani ragazzi. Diamo loro responsabilità, sono in prima linea, gestiscono loro le botteghe e pretendiamo però impegno e costanza. Sviluppiamo dei percorsi ad hoc in base alle loro singole esigenze, li aiutiamo a fare una ricerca attiva del lavoro, li prepariamo ai colloqui di lavoro e facciamo follow up una volta che hanno trovato una collocazione all'esterno di 0%. Eccoli qua i tre giovani di prima. Sara è stata assunta dalla Apple nel nuovo store di Piazza Liberty come addetta alle vendite, ha un contratto a tempo indeterminato e ha anche comprato casa l'anno scorso. Annalisa, anche lei ha un tempo indeterminato alla Coop, fa la magazziniera e quando era da noi gli è stata ridotta addirittura la percentuale di invalidità. Francesco paga ovunque con il POS ormai ed è stato assunto recentemente da NaturaSì come scaffalista. In questi anni abbiamo generato un impatto sociale notevole. Abbiamo seguito una ventina di ragazzi e la maggior parte di loro è riuscita a ricollocarsi nel mondo del lavoro, a trovare un lavoro spesso a tempo indeterminato, spesso presso grandi società, ad esempio la grande distribuzione come la Coop, la Apple, NaturaSì ed Ocean. Il nostro modello è assolutamente replicabile, 0% potrebbe vendere qualsiasi tipo di prodotto. Noi abbiamo scelto il food, ma è solo uno strumento per arrivare al fine ultimo, che è il reinserimento al lavoro.
In questi anni abbiamo creato una fitta rete sul territorio, collaboriamo molto con il privato sociale, ma anche con le istituzioni, ad esempio con il Comune di Milano. Non ci sono dei reali competitors come noi, nel senso che la maggior parte delle cooperative si occupano di ristorazione. Una bottega di vicinato che offre prodotti etici e che reinserisce nel mondo del lavoro giovani e ragazze con disabilità in questo momento non c'è, siamo gli unici. Cosa vogliamo diventare? Vogliamo diventare la prima catena etica, ovvero avere dei negozi di vicinato sul territorio, in particolare iniziare con 3 punti vendita a Milano e 2 punti vendita a Bologna e aumentare la nostra presenza online con l'e-commerce e le consegne a domicilio che abbiamo iniziato quest'anno. Siamo partiti da qua, in un contesto complicato, in un contesto periferico di Milano, questa è la prima bottega a Milano Niguarda, siamo l'unica vetrina aperta su una stecca di 12 negozi e nonostante ciò in 3 anni siamo riusciti a raggiungere il punto di pareggio. Ora siamo qua, nel 2020 abbiamo fatto un passo in più, abbiamo aperto la seconda bottega l'altra settimana in zona Sarpe a Milano, 250 metri quadri di prodotti etici, prodotti sfusi e questa settimana devo dire che è stato un successo. Il nostro fatturato sta crescendo, nel 2020 chiuderemo con un 300.000 euro di fatturato e mano a mano i contributi a fondo perduto diminuiscono per dar spazio maggiormente al fatturato ed essere economicamente sostenibili solo con le vendite. Nel 2020 i contributi a fondo perduto sono stati dati grazie a delle vittorie di bandi che ci hanno permesso di aprire la seconda bottega, ad esempio il premio Welfare Cream Impresa, il bando 57 della Fondazione di Comunità Milano e un contributo di Fondazione Cattolica Assicurazioni. Cosa vogliamo fare? Abbiamo bisogno di un investimento di 400.000 euro da investire appunto per l'apertura delle 5 botteghe, 130.000 per un'apertura della terza bottega a Milano e dell'adeguamento dello spazio di Niguarda, 170.000 euro per l'apertura di Bologna e 100.000 euro per potenziare l'e-commerce e la comunicazione. L'eventuale premio della fondazione andrà a copertura dei costi della terza bottega a Milano. Il nostro fatturato crescerà, con 5 botteghe abbiamo la previsione di arrivare a un fatturato di 2.600.000 euro nel 2025. Queste 5 botteghe ci permettono di avere un impatto sociale ancora più grande, ovvero di riuscire a fare 40 inserimenti lavorativi ogni anno. Dove siamo ora? Ora abbiamo aperto appunto la seconda bottega a Milano. L'anno prossimo, a fine 2021, apriremo la terza bottega. Nel 2022 entreremo nella città di Bologna con la quarta bottega e la quinta bottega. Questo è il nostro team, siamo sole donne, io sono Teresa Scorza, la fondatrice, Paola Maisto è educatrice ed è sempre con noi e si occupa degli inserimenti lavorativi, la new entry Margherita del Castillo, che è la responsabile della bottega di Sarpi, e le due addette alle vendite, Chiara Luna Tagliacarne e Paola Ceresoli. E questa è la nostra foto, grazie mille. Ringraziamo Teresa e ringraziamo tutte le startup che abbiamo avuto con noi qui oggi e ci apprestiamo alla parte, al momento clou dell'evento, sicuramente tanto atteso dalle startup ma anche dagli investitori e dai partner di Getit. Ma prima di passare all'annuncio delle due migliori startup a impatto, diamo la parola a Marco Gelevini, il consigliere delegato della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, che ci illustrerà un po' quelli che sono, diciamo, i criteri valutativi adottati per proclamare a breve le Best Startup for Impact. Grazie Marco. Grazie Francesco, buongiorno a tutti e complimenti alle startup per le presentazioni e soprattutto per i percorsi di crescita che hanno portato a termine. Fatevi ringraziare anche molto i partner di Getit, chiaramente oltre a Cariplo Factory, i partner che hanno aiutato queste startup nel percorso di crescita. Noi abbiamo oltre 20 partner, incubatori, acceleratori in Italia che ci aiutano in questi percorsi, però ringrazierei in particolare quelli che hanno aiutato le startup di oggi, quindi desidero ringraziare Impact Hub, Social Fair, Make a Cube, Comonext, Dpixel e Nana Bianca. E poi anche un particolare ringraziamento ai mentor, noi abbiamo appunto una rete di mentor dedicata a Getit e i mentor che hanno accompagnato le startup di oggi nei loro percorsi sono Massimiliano D'Amico, Massimo Cremona, Andrea Monti, Luigi Parlangeli, Massimo Stucchi, Pierluigi Davide, Stefano Rovelli e Sasha Komarevic. Grazie davvero a tutti. È arrivato il momento, come diceva Francesco, di indicare chi riceverà l'aumento di capitale della fondazione, che è una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore a seguito di un'analisi molto attenta di molte dimensioni e caratteristiche delle startup. Non entro nel merito perché chiaramente è multidimensionale e
Noi in realtà chiaramente crediamo molto a tutti i progetti delle startup che sono qui oggi, per quello le abbiamo accompagnate e sostenute fin qui, e continueremo ad accompagnarle e a sostenerle tutte nel loro percorso di crescita. Quindi penso che sia arrivato il momento, lascio la parola a Francesco Surace per la proclamazione. Ringrazio ancora davvero tantissimo tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie Francesco a te. Grazie molte Marco per il tuo intervento. Ricordiamo peraltro con questa occasione alle diverse startup che potranno candidarsi poi anche diciamo nelle future call di Getit, già nella call del 2021, e ricordiamo in questo momento che la call di Getit adesso è passata, diciamo, dall'essere strutturata come call for impact su determinate aree specifiche ed è diventata adesso a partire dal 2020 una call continuativa, quindi invitiamo le startup italiane a impatto sociale, ambientale e culturale a continuare a candidarsi al programma. E adesso siamo pronti, è giunto il momento tanto atteso di proclamare le due migliori startup a impatto. Iniziamo proprio, diciamo, dalla seconda Best Startup for Impact, che riceverà un investimento in equity di 25.000 euro da parte della Fondazione Social Venture. Immagino che le startup in questo momento siano in trepidante attesa, quindi chiedo alla regia di inviare il countdown per svelare il nome della startup. E complimenti a 0%, so che è qui con noi il team che vedo già abbastanza animato ed entusiasta, insomma, per questa notizia, quindi a questo punto rivolgo la parola a Teresa Scorza, qualora volesse dire qualcosa. Grazie mille, innanzitutto veramente non ce l'aspettavamo, se posso essere onesta, perché gli altri progetti sono molto validi, non lo so, siamo contentissimi e veramente grazie di cuore, perché per noi ha un grande significato, perché veramente ci permette di fare un ulteriore step in più che altrimenti non sarebbe possibile, quindi veramente grazie. Vi aspettiamo ovviamente tutti nelle botteghe, quindi abbiamo un contatto fisico che si può piano piano con distanziamento, ma assolutamente vi aspettiamo. È bello per noi sicuramente leggere questo entusiasmo e questa gioia nei vostri occhi, quindi che condividiamo insieme a tutti i partner di Getit e le startup qui presenti. Adesso passiamo, diciamo, a proclamare la prima migliore startup a impatto. La startup, diciamo, che andremo a proclamare riceverà un investimento di 40.000 euro in equity da parte della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, e adesso prego nuovamente la regia, appunto, di inviare, di mandare in onda il countdown della prima best startup. Prego. Complimenti a Move, ecco qui, fa molto piacere avere rumori di festa e di gioia da parte della startup. Sì, quindi invitiamo Elena, diciamo, se vuoi ovviamente, a dire qualcosa, insomma, su questa proclamazione. Complimenti intanto da parte di tutto il team e degli investitori. Grazie a tutti, mi dispiace non avere Marco, Andrea e Stefano, perché immagino in un'altra occasione cosa staremmo facendo. Grazie veramente a tutti, a Fondazione Cariplo, a Cariplo Factory, programma Getit, soprattutto a Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, per queste iniziative che comunque per startup come noi, che hanno questo entusiasmo e questa voglia di dare veramente un contributo sociale, è fondamentale. Non mi ero preparata ovviamente nessun discorso, quindi posso solo ringraziarvi veramente tutti. Noi li investiremo, li utilizzeremo veramente veramente bene, quindi speriamo, ci auguriamo tutti di pedalare entro un anno sulle piste Move. Grazie ancora. Grazie Elena, noi ovviamente vi auguriamo il meglio e siamo davvero felici, insomma, anche di questo vostro risultato. E adesso ci avviamo verso la fine dell'evento, ma diamo prima qualche informazione importante. Innanzitutto, diciamo, al margine dell'evento e anche nei giorni successivi, l'Impact Investing Team della Fondazione Social Venture avrà modo, insieme a Cariplo Factory, di incontrare gli investitori che hanno dimostrato interesse nei confronti delle startup. Qualora ci fossero in collegamento altri investitori nuovi rispetto
rispetto al nostro network, che volessero mettersi in contatto con noi o con le startup per approfondirne la conoscenza, vi lasciamo appunto in sovraimpressione la nostra mail team@fsvgda, che è l'acronimo di Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore. Potrete rivolgere qui anche determinate domande alle startup. Io adesso diciamo sono in fase di chiusura, ma ci tengo tantissimo, come già fatto anche da Marco Gerevini, a ringraziare tutti i relatori presenti, gli investitori che hanno seguito la diretta, le startup. Ringrazio particolarmente anche la regia curata da Editing SRL e auguro ancora un grande in bocca al lupo a tutte le startup presenti. Prima di chiudere riprendo un po' le parole del nostro presidente Christian Chizzoli, che ha lanciato ufficialmente anche il programma Impact Your Talent, che consente in questi giorni fino al 21 di dicembre alle startup, imprenditori, profili junior e middle e professionisti interessati al mondo dell'impact investing di intraprendere un percorso professionalizzante nell'ambito appunto dell'imprenditoria a impatto sociale. Quindi sono aperte le candidature, vi invitiamo a candidarvi e a diffondere presso la vostra community questa opportunità. Dai partner di Getit è tutto, vi ringraziamo ancora e vi auguriamo un buon lavoro. Grazie e buona giornata.